Infine ci siamo, citazione di Gandalf per recensire il finale di Vikings Valhalla, episodio 8 della prima stagione su Dark Vanities. Se non siete ancora iscritti, vabbè, non ve lo dico a fare. Iscrivetevi al canale perché abbiamo molte belle cose di cui parlare questi giorni. Tra cui Batman, che uscirà il 3 febbraio, o quando sarà caricato questo film, questo video, scusatemi, l'avete già visto tutti perché 3 marzo, volevo dire, è giovedì. Adesso è martedì, questo video uscirà domenica, quindi giovedì sarà già nel passato. Questo è il future past. È un Wolverine. Che cazzo sto dicendo? Vabbè, finale brutto, molto scorrevole nella sua schifo, cioè come un marrovesce, è come tirare lo sciacquone. Io non uso delle metafore un po' sconce, un po' strane, un po' cringe, ma perché Valhalla non si merita di meglio. Allora, qui si tratta di tirare lo sciacquone sul mare di merda, ok? E quindi il piscio totale, proprio acido, acido, acido. E quindi troviamo che Emma viene mandata via a cazzo, cioè arriva il fratello dalla Normandia, ha chiesto fratello perché è qui, come si chiama? Non sappiamo niente, ragazzi. Arriva sto fantoccio, la porta via. Lei viene detronizzata ad Cassum da Svein, che è Dio in terra, a quanto pare può fare quel cavolo che vuole Svein, nessuno gli si oppone, altrimenti li ammazza. Non è proprio meglio di Yalcore. Yalcore è a Kattegat, cioè contro Kattegat, va con Harald e Olaf, cioè scusatemi, con Olaf. Harald passa dalla loro parte e ovviamente trucchetto la Jon Snow, sgamato da manuale e azzoppato quasi da Yalcore, che non si fida. Ovviamente lui cerca di far passare un messaggio a Leif, che però era una cosa voluta e prevista da Jarl Kore e da Olaf, che avevano forse buon senso come noi di capire che Harald era infatuato di Freydis. E quindi c'è lo scontro finale, un paio di scontri brutti, non mi sono piaciuti. E che succede? Semplicemente la bassa marea arriva, le navi approdano, i nemici arrivano, da due parti hanno diviso le forze di Kattegat per una trappola, li uccidono, distruggono tutto. Yharkore viene ammazzato da Freydis, non so come fa, non so perché, però ce la fa. Lei diventa l'eroina di Kattegat, però Olaf prende tutto quanto e diventa il capo di Kattegat. Vuole diventare The King of All Norway, cioè il re di Norvegia. Sappiamo che lui ha un figlio chiamato Magnus di 12 anni. Ora non so se questi qua siano quelli delle guerre civili di Norvegia, perché credo che quelle fossero il 13 e 14 secolo. Non può darsi che mi sbaglio e che siano proprio in questo periodo, che Harald Sigurdsson poi diventi Harald Hardrada. Non voglio informarmi troppo in storia per non diciamo, togliere troppo spazio alle future stagioni di Valhalla, anche se sarebbe bello fare un video parlando delle previsioni riguardo la seconda stagione, non che mi piaccia, però almeno parliamo un po' di storia, di personaggi storici, no? È sempre avvincente. Magari imparo qualcosa anch'io per creare dei personaggi decenti nei miei romanzi. La prima cosa che mi chiedo è se hanno spessore e perché mi dovrei affezionare a loro e quanto io in realtà tengo come autore e come prossimo lettore ai miei stessi personaggi, quando vorrei farli morire, cosa vorrei farli fare, così via. Quindi anche questi sceneggiatori avrebbero dovuto pensarci bene prima di far passare lei al lato oscuro a cazzo, ma nel finale facendolo urlare come un orso, un vero berserker nudo, mezzo nudo, e se non sbaglio era lei, no? Perché alla fine ero un po' confuso anch'io da tutti i combattimenti. Freydis scappa. E questo perché? Perché nel finale si scopre che in Inghilterra Alfio è stata raggirata come una pupa dal Godwin, perché Emma è tornata. Classico finale alla Reina, non saprei dire, robe così, cioè fuori dal mondo. Cioè Emma va, viene, nessuno che li spia, nessuno che li ferisce, esploratori. Questa è stata una strategia di Svein e di Godwin per ottenere la flotta, la posizione e il dominio della flotta di io rido perché è troppo allucinante, di Alfio. E quindi lei se ne va dopo aver assicurato anche la Mercia al dominio di Svein per conto di Canuto, solo che Svein se ne va, poi vediamo dove se ne va, e Emma rimane a reggere tutto quanto. Tutti finiscono felici e contenti, no? Emma rimane la grande regina Cersei Lannister 2.0, ma senza molte poppe. Non è carina come lei e non è nemmeno furba come lei. Non è accattivante o cattiva come lei, è semplicemente una col senso della giustizia. Lei e Godwin hanno dei trascorsi, a quanto pare. Non lo so, e non,
forse mi interessa, forse no. Cioè, vederla lì trionfante è stato trash assoluto. Barba Frucuta, dov'è? Lo chiede Alfio. Barba Frucuta sulle navi, si teletrasporta a Kattegat, usa il teletrasporto, arriva, e quando ho visto la faccia di Olaf che fugge con tutti quanti, perché ormai Jarl è pure sepolto su terra, bruciato, infamato, profanato, Jarl Core. E niente ragazzi, anche Freydis se non sbaglio spunta fuori perché era andata via con Harald Sigurdsson zoppicando, loro due non cava a cavallo. Ma arrivano qui e io sono scoppiato a ridere quando arriva Barba Forcuta, si vedono queste navi che arrivano a Kattegat, che poi in teoria non potrebbero venire senza la Bassa Marea, però chi se ne frega. E cosa, cioè si contraddice da solo l'episodio. E poi succede che Olaf fa una faccia, ragazzi, che scappa e si pisce addosso, se ne va, e quello è lui quando quando un prof becca te a copiare agli esami, non so, una roba simile, cioè fa una faccia, ragazzi, dice oh porca puttana, arriva Barba Forcuta Svein, what the fuck. E anche noi pensiamo what the fuck, come cazzo fai ad essere lì e come cavolo fa nessuno ad averli avvisato, niente spie, niente, cioè Olaf non ha lasciato nessuno in Inghilterra per spiarli, per prevenire certe cose. Ma dov'è il realismo, ragazzi? Vabbè, il realismo storico. E alla fine Leif, grande atto di coraggio e di dambenaggine, come si dice, si sfoga tutta la rabbia che aveva dentro, che tutta l'autocommiserazione di essere figlio di Eric il Rosso, vuole essere più cattivo di lui. E quindi, a parte che tutti quei dialoghi insulsi con Elifa di su riguardo il padre, che lasciate perdere, ragazzi, lasciate perdere, classiche americanate secondo me. E lui ammazza tutti in un accampamento, cioè lui entra, spacca il mondo, ragazzi, Leif urla proprio. Quindi in pratica nel trailer, il finale del trailer era il finale di stagione, mai vista io una cosa simile, c'è sempre una prima volta, cioè stiamo andando di male in peggio, ragazzi, ma che cazzo stanno facendo? Io sono allegro perché ho visto la parodia di Vikings, questa serie secondo me è stata la parodia totale. Io non volevo recensire questa serie in questo modo, ragazzi, ma ragazze, ma Vikings Valhalla non si merita di meglio. Io sono, non provo pietà, però provo rispetto e alta considerazione per Seth Vendracon, che si mette lì e analizza bene questi episodi, perché anch'io lo farei se meritassero. Ma più vai avanti e più questa serie ti delude, si contraddice, distrugge tutto. E è proprio un vero insulto alla memoria di Vikings e secondo me di Ragnar. E con questa mia epigrafe, questa lapidaria considerazione di Vikings Valhalla, delusione totale, bocciare, da guardare solo per farsi quattro risate dall'inizio alla fine, io vi dico che lo scontro tra pagani e cristiani è insensato e tutto quello che succede è insensato. Emma è insensata, Godwin era da ammazzare e tutto il resto è insensato. Io chiudo qui, non voglio più discutere di questa serie, magari tratteremo dei personaggi storici più avanti, tratteremo di tante cose tipo i segreti di Silente, il film The Northman, The Batman, forse recensirò tutti gli episodi della quinta stagione di The Last Kingdom, perché a me The Last Kingdom non è mai piaciuta, capito? Io avevo Vikings, proprio Vikings è finita, non avevo altro e ho visto The Last Kingdom dall'inizio alla fine, le prime due stagioni fanno schifo. La terza stagione fa un po' meno schifo, la quarta stagione è cupa e decente, mi è piaciuta un sacco, non ai livelli di Vikings ma è pur sempre decente, molto bella, direi a livello di Game of Thrones quando era nell'epoca d'oro, non verso il finale. Io con questo aspetto la quinta stagione, anche il trailer della Last Kingdom della quinta stagione è da suspense. Lo sbaglio di Vikings Valhalla è stato di non saper stare nei tempi, o meglio, di dilatare i tempi, dare la giusta tensione, il conflitto e lo spessore, la caratterizzazione dei personaggi, delle situazioni e delle ambientazioni. Quando sei in Inghilterra sembra essere al bar, quando sei a Kattegat sembra di essere fuori, al parco, quando sei in Danimarca, Norvegia, qualunque altra parte, sei all'autostop, ok? Sei al casello, a Gallarate, perché ha visto lo Sverion degli Anelli, sa di cosa parlo, con Condon e Sam Gay. E padron godo, vabbè, a merda, un robusto artizio, vabbè,
A parte queste chiacchiere, io non ho altro da dire riguardo Vikings Valhalla. Io lascio a voi il testimone. Ditemi voi nei commenti quello che pensate di questa serie televisiva. Ciao a tutti, nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Dark Vanities. Ditelo anche voi, Dark Vanities.